Ciao a tutti ragazzi, oggi si inaugura una nuova era di 8 Bars for You, la serie. Cos'è la serie? È l'unione di due o più video dello stesso artista che hanno tra di loro una continuità didattica. Oggi è la volta di Valentino Vitali, un batterista e percussionista di Milano, che oltre a essere un grande musicista e un ottimo insegnante, è anche un ricercatissimo trascrittore. Infatti è lui che sta aiutando Giovanni Giorgi nella stesura dei suoi ultimi lavori di Sound Slice, che vi invito ad andare a vedere, ed è sempre lui che ha trascritto il drum solo di Steve Gadd che ha proposto Alex Battini de Barreiro nelle sue 8 Bars for You. Per sapere di più sulla sua attività andate sul suo sito oppure sulla sua pagina Instagram, che è molto attiva. Io comunque vi lascio qui sotto in descrizione al video due link: dei Satomi, un trio fusion con cui ha all'attivo due dischi, e della Milando Latin Band. Oggi Valentino ci propone una versione drum set delle sue 8 battute e tra qualche giorno uscirà lo stesso video ma in versione timbales. Bene, basta parlare, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e condividete con i vostri amici e allievi il canale di 8 Bars for You. Buona visione, signore e signori, Valentino Vitali. Ciao amici di 8 Bars for You. Le 8 battute che voglio condividere con voi oggi sono un piccolo estratto della solo di Horacio El Negro Hernández al Modern Drummer Festival del 2000. Se non avete mai visto questo video, fermatevi subito e andate prima a vederlo. Seguite il link che trovate nella descrizione del video su YouTube. E già che ci siete, iscrivetevi al canale di 8 Bars for You per non perdervi tutti i prossimi video e magari andarvi anche a recuperare quelli che non avete ancora visto. Se volete, iscrivetevi anche al mio canale, che nei prossimi giorni caricherò una versione dello stesso video che state guardando adesso, senza la descrizione, in modo che possiate vederlo da angolazioni diverse. Allora, nel video succede il finimondo. Io, per darvi un piccolo assaggio di quello che succede, ho deciso di prendere 8 battute dalla sezione in cui Horacio e Mark improvvisano liberamente. Scrivendo le cose in 6 quarti, risulta che Horacio e Mark si scambiano delle improvvisazioni da 4 battute, intervallate da 4 battute suonate all'unisono, seguendo la linea melodica, che adesso vi mostro lentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. One, two, three, four, five, six. One, two, three, four, five, six. One, two, three, four, five, six. So che questo è un esercizio un po' difficile, nel caso in cui non sia ancora, diciamo, alla vostra portata, spero comunque che possa avervi dato la possibilità di comprendere proprio all'ascolto quello che succede in quel video, perché è proprio il motivo per cui anni fa ho iniziato a trascrivere questo assolo, perché non riuscivo a capire cosa faceva con il piede Horacio.
mi sembrava facesse cose casuali, non riuscivo a seguire la clave, quindi non riuscivo a seguire la linea melodica che stavano suonando e di conseguenza non riuscivo a comprendere gli assoli. In questo modo spero che voi abbiate la possibilità di riascoltare con un'intenzione diversa quel video e poterlo apprezzare ancora meglio. Non dimenticatevi che trovate tutti i PDF scaricabili nella descrizione del video di YouTube. Se avete qualsiasi domanda non esitate a contattarmi, mi trovate sui social, soprattutto su Instagram, ma anche su Facebook come Valentino Vitali Music, o in alternativa potete fare anche un giro sul mio sito, è ancora in costruzione, in espansione, abbastanza nuovo, però magari trovate qualcosa che vi può interessare. Si chiama valentinovitalimusic.com. Io vi ringrazio e alla prossima, non perdetevi i prossimi video sul canale. Ciao ciao!